Ciao a tutte, bentornati e bentornate, benvenuti ai nuovi e alle nuove che mi vedono per la prima volta. Ringrazio tutti gli iscritti del canale perché siete tantissimi e siete sempre di più. Vi mando un bacio e vi ringrazio. E invece a te che non sei ancora iscritto, ti consiglio di iscriverti e di cliccare sulla campanella in modo che sarai sempre aggiornato, ti arriverà una notifica quando io pubblicherò un nuovo video. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi ha fatto una di voi, più che una domanda è stata un po' un'inquisizione a cui voglio rispondere. La signora in questione mi dice che a suo parere io non sono una brava mamma perché parlo di sesso a mia figlia. E questa cosa che noi vogliamo essere amiche dei nostri figli deve finirla perché non permette ai nostri figli di crescere. Perché in sostanza dice che se non c'è conflitto tra i genitori e i figli non cresceranno e non avranno il desiderio di staccarsi dall'ambiente familiare, per cui di crearsi un'identità propria e una famiglia propria. Ci tengo a rispondere a questa cosa e a sottolineare un paio di punti. Innanzitutto, io parlo a mia figlia di sesso, sì. Io parlo a mia figlia di sesso in modo costruttivo e istruttivo, perché non voglio che si trovi, come è successo a me, innanzitutto a conoscere il sesso nel modo più sbagliato possibile, perché non avevo nessuna nozione e nessuna informazione in merito. Non voglio che si trovi spaesata e abbia anche dei traumi che possono essere importanti. Io ci sono passata. Fortunatamente ho avuto la forza di uscirne, sono stata aiutata da professionisti e per questo chi ha visto i miei video lo sa, ho deciso di diventare anch'io una professionista. Ma come ho già detto in altri video, noi mamme insegniamo ai nostri figli a camminare, insegniamo ai nostri figli a parlare, insegniamo ai nostri figli a mangiare. E non vedo perché non dovremmo insegnare ai nostri figli cosa è il sesso e cos'è l'affettività, che non è quello che pensi tu, mia cara signora. Il sesso non è un puro e mero meccanismo, perché finché io non spiego a mia figlia che il sesso è qualcosa di più, che far l'amore è uno scambio di anime fra due persone, è uno scambio di emozioni, è uno scambio di intense sensazioni e non è quello che può vedere nella TV commerciale o nei porno, per cui un puro me meccanismo, lei non lo può sapere, oppure lo scoprirà magari quando è molto molto più grande, magari quando arriva alla mia età, o magari non lo scoprirà mai e avrà sempre questo pensiero che il sesso è meccanico e che il sesso è, va bene, facciamolo per far contento l'uomo. Questa cosa traviata che comunque si pensa. Beh, io a mia figlia non voglio che pensi questo. Io mia figlia voglio che sappia cos'è la magia di fare l'amore, cos'è la magia di fare sesso con una persona e voglio che gli dia importanza e che non pensi che sia una cosa secondaria e relativa. Ma ci voglio dire un'altra cosa. Questa mania che i genitori sono amici, io non sono amica di mia figlia. Attenzione, io sono sua madre. Io a mia figlia do sicurezza, do consapevolezza. Le dico che io per lei ci sarò sempre e comunque, che sarò al suo fianco nonostante tutto. Che l'aiuterò qualsiasi cosa succeda. Ma io con un'amica parlo di tutt'altre cose. Io con un'amica mi ubriaco. Io con un'amica parlo di sesso in altri termini. Con mia figlia faccio la mamma.
E c'è conflitto, vi assicuro che nonostante abbiamo un rapporto libero e meraviglioso, perché c'è un dialogo incredibile, il conflitto c'è. A 16 anni è un adolescente e ci sono delle volte che anche a me viene voglia di spalmarla sul muro, lo ammetto, lo dico serenamente, sono un essere umano e ci sono dei momenti in cui la spalmerei sul muro tanto volentieri. Ma questo non vuol dire che non c'è conflitto o che siamo amici. Siamo due persone che hanno lo stesso sangue. Io l'ho creata, io la capisco, io la conosco e cerco di capirla e conoscerla ogni giorno della mia vita. Perché voglio ricordarvi che ciascuno di noi continua a cambiare e ad evolvere. Perché se stiamo fermi lì, se non evolviamo mai, rimaniamo dei bambini. E invece ognuno di noi ogni giorno cresce ed evolve, anche negli rapporti sessuali. Io voglio che questa mia figlia lo sappia. E non voglio che si ritrovi dei bigotti intorno che gli dicono che il sesso è un dovere e che deve far contenta suo marito, perché è un dovere coniugale della moglie. Io non voglio questo. Io voglio che lei sia consapevole delle sue scelte e della sua sessualità e della sua affettività. Questo non è essere amici. Questo è prenderla per mano e accompagnarla, certo. E il fatto che ci sia un rapporto di dialogo aperto non vuol dire che va tutto bene qualsiasi cosa fa. Perché anche io ho delle regole e dei limiti e sono ben chiari con lei e lei sa quando non deve superarli. Per cui, mia cara amica, io rimango a disposizione. Se vuoi parlarne vis-à-vis, sono qui. Se hai qualcosa che ti freme dentro, perché magari vorresti, che ne so, parlare ai tuoi figli. O alle tue figlie, ma non sai come affrontare il discorso, chiamami, una mano te la do volentieri. Questo non vuol dire essere amici dei nostri figli, questo però vuol dire renderli sicuri e renderli adulti, perché noi mamme a un certo punto dobbiamo tagliare il cordone ombelicale e dobbiamo lasciarli volare. E a ogni step della loro vita questo accade. Accade quando iniziano ad andare alla materna, accade quando iniziano ad andare alle elementari, alle medie, alle superiori e così via via. E per noi è difficilissimo tagliare quel cordone, ma è quello che dobbiamo fare per renderli indipendenti e adulti. E anche spiegargli cosa è il sesso, che non è un meccanismo meccanico, ma è uno scambio di anime. Una magia tra due anime è renderli consapevoli. Chiamami, mia cara amica, e non scrivermi cose offensive, perché non ha senso. Puoi benissimo, se non sei d'accordo con me, continuare per la tua strada e andare avanti per la tua vita. Io la mia missione la continuo. A chiunque voglia fissare un consulto, o un consiglio mio, trovate sotto questo video come sempre i riferimenti per scrivermi. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!